Arek Milik, a me piace chiamarti Bomber, perché ciao. Tu sei un bomber. Ciao Arek. Ciao, ciao, come stai? Va bene? Io bene, tu come stai? Io sto bene, benissimo. Ah, questa è la notizia che fa più piacere ai tifosi del Napoli, poter dire che Arek Milik sta bene. Oh, sto bene, ginocchi bene, allora tutto a posto. Sei forse un po' deluso, amareggiato per il mondiale, questo lo possiamo dire? Sì, un peccato, non uscito fuori dal girone. Purtroppo abbiamo giocato, posso dire, male, abbiamo sbagliato tantissimo e abbiamo, dopo Girona abbiamo arrivato a casa con la faccia veramente, come si dice, delusa, delusa, diciamo, con delusa, con morale basso. Ma adesso è un nuovo campionato per tutti quanti, per noi, per polacchi, per napoletani, per tutti. Allora lo vogliamo fare più bello possibile, vogliamo vincere qualcosa di importante. Terminale d'attacco, no? La punta proprio classica che piace a Carlo Ancelotti. È anche una responsabilità per te, no? Vestire questo ruolo, ma anche una sfida, se vogliamo. Ma punta centrale è una responsabilità per tutti, perché se tu devi sempre fare gol, devi sempre segnare, perché se tu non segni non significa che non sei fortissimo. Perciò quando tu vuoi giocare sul punta centrale devi sempre fare gol. Non cambia niente dove giochi, o Napoli, Juve o un'altra squadra, ma devi sempre fare gol, perché attaccanti del nostro lavoro. E tu i gol li sai fare, lo hai dimostrato nelle tue partite giocate con il Napoli. C'è un gol al quale sei oggi particolarmente legato, Arek, con la maglia azzurra? Mi ricordi che mio non ultimo gol, ma abbiamo giocato fuori a Sampdoria, mi ricordi quello gol che ho bellissimo fatto due o tre mesi fa. Ce l'ho ancora uno in testa, dentro la testa. Allora sono molto felice per il nuovo campionato, siamo tutti felici, siamo tutti aspettiamo per iniziare questo campionato. Adesso siamo al ritiro, allora vogliamo lavorare tantissimo, anche giusto. Arek, ma ti piace il fatto che sei comunque entrato nel cuore dei napoletani? Pensa, i napoletani ti favano Polonia al mondiale, i napoletani anche oggi al campo ho visto grande entusiasmo, quindi non ti hanno fatto mai mancare il loro appoggio. Ti senti un po' in debito con il tifoso del Napoli? Come no. Puoi sdebitarti? Oh, difficile spiegare questa cosa, perché ho mai visto quella cosa che succede a Napoli con tifosi, con tutti quanti, che veramente sono stato in Ajax, sono stato in Germania, sono stato in tante squadre, ma mai visto questa cosa come succedono qua. Vai fuori alla città e ti abbracciano tutti e ti fanno, non lo so, tutte le cose, perché alla fine è vita così, cioè, il calcio è una vita per tutti quanti. Per noi tutti, conosco i giocatori, il Napoli, la nostra squadra, è una cosa bellissima, una cosa pazzesca per noi, perché veramente mai visto, è una cosa particolare. E quindi non è una cosa che ti dà fastidio, è una cosa che ti piace, il calore dei napoletani? No, è giusto che quando voglio stare con la famiglia vado in un posto, quando siamo solo io e la mia famiglia, voglio stare tranquillo, ma per questa cosa lavoriamo tutta la vita, per vedere questi tutti i napoletani, per vedere i tifosi che ti abbracciano, poi quelli sono innamorati di te. Lo percepisci, lo senti che c'è proprio un amore, sì, particolare. Sì, già è giusto. Giusto, mi fa piacere. Ti vedo sorridente,
ti vedo sereno, ti vedo tranquillo. Il linguaggio del corpo significa qualcosa. Tu c'hai il viso disteso, sei consapevole che davanti a te c'è una grande avventura e tu vuoi farla, la vuoi vivere da protagonista, perché il viso tradisce proprio questo tipo di emozione. È giusto, prossimo anno voglio giocare tante partite, voglio giocare titolare. Voglio giocare bene, più importante è questo, e voglio stare bene anche fisicamente. Se sto bene fisicamente tutto è possibile per me, allora guardo avanti già in questo nuovo campionato, questa nuova avventura, e vediamo, speriamo che tutto diventa come voglio io, come vogliamo noi. Senti Arek, tu lo sai, i napoletani sono scaramantici, noi napoletani siamo scaramantici, e quindi anche se facciamo una previsione, però bisogna stare tranquilli. La previsione c'è, Arek Milik 30 gol, però insomma, se mettiamo da parte la scaramanzia, tu credi che un obiettivo tuo reale si può raggiungere, è qualcosa che ti stuzzica, magari capocannoniere del campionato italiano, è una cosa alla tua portata? Secondo me si può aggiungere tutto, ma io non so, io ho mai guardato sui numeri quando i gol voglio fare prima del campionato, quante volte voglio segnare. Per me non cambia niente prima del campionato, è importante, sono partita dopo partita. Adesso dobbiamo preparare bene per il nostro campionato, abbiamo amichevoli, tanti amichevoli, allora sono molto tranquillo, voglio lavorare, ancora lavorare. Qualche anno fa io mi sono inventato una frase che fa così: ieri, oggi e domani segna sempre Matador Cavani, perché Cavani giocava col Napoli. Mi piacerebbe poter dire con Arek vincimmo o scudetta, che magari non fa proprio rima, però significherebbe qualcosa di importante. Arek. Speriamo che queste cose non succedano, perché tutti vogliamo vincere qualcosa, perché da 3 anni giochiamo bene, giochiamo un bello calcio, ma non abbiamo vinto niente, allora è questo anno, spero che diventa buon anno per noi, e sarà buon anno per noi. Allora dobbiamo un po' aspettare, perché siamo adesso al ritiro, allora non vogliamo andare troppo avanti. Senti, a proposito di Cavani, grande giocatore, ha scritto la storia recente del Napoli, però da uomo a uomo, sentire troppo parlare di Cavani un po' può darti fastidio? No, ma ti lo giuro che lui è un giocatore fortissimo, tutti sappiamo, non c'è dubbio, ma io non sto guardando su tutte le cose, interviste che si scrive che scrivono giornalisti. Ti lo giuro che io sto concentrato sul mio lavoro che devo fare al campo e basta. Ma chi è più forte, Milik o Cavani? No, dobbiamo dire la verità, secondo me Cavani è più forte, non c'è dubbio. Ma io neanche sono convinto, perché Cavani va per i 31, tu quanti anni hai, Arek? 20, 24, allora. No, ma giusto, se parliamo su questa cosa, ce l'ho tanto rispetto per lui, ha fatto una belle cose in calcio, gioca in squadra più forte al mondo, allora non ci sono dubbi, non c'è niente da dire. Magari sarebbe bello incontrare il PSG in Champions League per vedere, no? Poi da una parte Milik con la maglia del Napoli e l'altra Cavani. Sicuramente è bello giocare contro squadre forte come PSG, Real Madrid, Barcellona, è veramente bellissimo, ma vediamo contro chi giochiamo, c'è ancora tanto tempo su questa cosa, non penso ancora sul Champions, sul campionato nuovo, come ho detto prima voglio concentrare su questo lavoro che facciamo adesso. Niente più. Ultime due domande e poi ti lascio. Sei arrivato da pochi giorni in ritiro, quando credi di poter raggiungere una condizione ottimale, tenuto conto insomma che ci teniamo molto a vederti presto in forma? Adesso devo dire che lavoriamo un po' diverso rispetto a come abbiamo lavorato con Sarri, allora è difficile da dire quando aggiungerò questa disposizione come prima, ma penso più possibile. Allora, ma mi manca qualche giorno sicuramente, perché stavo a vacanza 3 settimane, ma ti sei riposato? Sono riposato bene, perciò mi serve un po' di tempo per tornare. Senti Arek, il 4 agosto c'è questa amichevole contro i vice campioni d'Europa, quella è la prima tappa, no? di questo inizio di stagione molto importante. No, veramente bellissimo giocare contro queste squadre come Liverpool, come Borussia Dortmund, come Wolfsburg, allora siamo molto felici su questa cosa, perché
sempre prima campionato si giocava contro le squadre italiane che giochiamo, possiamo dire, giorno dopo giorno. È bello giocare contro le squadre come Liverpool, che l'anno scorso hanno giocato in finale di Champions contro squadre forte. Allora sono belle esperienze per noi e spero che prepariamo bene per la nuova avventura, allora nuovo campionato. Vince il singolo o vince la squadra? Sempre la squadra. Penso che vuoi dire qualcosa sul Cristiano. Certo. Non voglio dire niente su Cristiano, perché è un giocatore fortissimo, il migliore al mondo secondo me con Lionel Messi. Lui ha vinto quasi tutto in calcio. Tanto rispetto, ma vediamo, come ha detto prima, speriamo che vinciamo quest'anno noi e facciamo un bello campionato. E allora chiudiamo con una promessa tua personale: da 99 del Napoli ai tifosi azzurri. Qual è la tua promessa, Arek? Non voglio dire niente adesso, perché sai, il futuro sempre vediamo, non voglio dire niente, perché siamo un momento dove... Però spesso i sogni diventano realtà, questo lo possiamo dire. Lo so, ma io sono un ragazzo tranquillo e tante cose rimangono da noi, con la squadra, con me, allora non voglio dire fuori da giornalisti. Forza Napoli, lo possiamo dire. Forza Napoli sempre, possiamo dire anche. Grazie. Prego.